Grazie! Presidente dei festivali di Tristanza che a Torino, lasciamo la stanza di un professor Froci e Lesbi che tanto stava. Non c'è... Scusa, io non parlo bene italiano. Putin non ama molto il frocismo e il lesbismo. E io mi meraviglio col sindaco di questa città. Qui c'è tanto frocismo, tanto lesbismo. Non è giusto questo. Putin, piccolo uomo, pisello piccolo sicuramente, ma grande testa. Di cazzo. Buonasera a tutti e benvenuti alla 29ª edizione del Torino Gay e Lesbian Film Festival. E visto che siamo in tema Russia, noi abbiamo uno zar che chiamerei sul palco, Giovanni Minerva. È un bellissimo papillon, tra l'altro. Per far evolvere il costume, per far affermare dei diritti, per far riconoscere il diritto all'orientamento sessuale come un diritto uguale per tutti i cittadini, per consentire appunto di costruire quella società che è stata richiamata dalla bellissima frase di Calamandrei che prima tutti abbiamo potuto leggere. Questo festival è stato uno strumento fondamentale di crescita civile, culturale e democratica, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno creduto negli anni, che lo hanno fatto crescere. Siamo orgogliosi come città di ospitarlo, di sostenerlo, e quindi io non posso che augurare il migliore successo anche a questa edizione del festival. Grazie a voi. Signore e signori, Amba Angiolini! Nostra madrina, buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie della sorpresa. Spero che di stasera ci sia il regista. C'è. È laggiù. L'amore per te. Che dobbiamo ringraziare perché è anche regista del nostro trailer. Senti, noi ti abbiamo invitato come madrina perché intanto perché sei simpatico, ci piaci di nostro, ma anche perché tu hai cominciato la tua carriera di attrice con un film molto importante per noi, per la comunità gay, che è stato Un racconto, che ti ha dato anche molto, che ti ha aperto una bella strada. Ecco, tu che ricordi hai ancora di quell'esperienza che è stato il tuo inizio al cinema? Ma va bene, nel caso di Fezzan, che credo sia amato da molti, e di Saturno contro, esatto, perché peraltro è una storia credo stupenda, un esempio di famiglia allargata a tutti gli effetti, quello che mi è rimasto nel cuore comunque, lui ci ha fatto vivere esattamente quello che si vedeva nel film, sia privatamente che professionalmente, ed è stato un modo di... curioso, insomma, mettendo in gioco tutte le fragilità di ognuno di noi, anche le mie, io devo ringraziarlo perché tutte le cose che avevo tenuto nascoste fino ad allora in realtà sono quelle che mi sono servite poi per fare un passo in avanti, ecco. E ti sono servito moltissimo. Sicuramente lui ha fatto gran bene a farmi notare che era inutile continuare a nasconderle, ma che potevano essere il valore aggiunto, esatto, ma parliamo appunto di cose quando uno si sente diverso ha paura di esprimersi, no? Ah, guarda, ci hai dato il posto giusto per dire questa cosa. Ma non a caso sono qua, Buonasera. Buonasera a tutti. Ma che bella sala, bella. Che bella vuota. Però è proprio bella piena, non è che il cinema sono così pieni tutti i giorni, tutti i momenti. Non è che il cinema è tutto come il nostro festival. Poi scopro che l'avete fatto presidente della giuria. Non so. Per farti un dispetto. Non so se sono degna. Sì, è la prima giuria della mia vita. Ma siccome proprio i personaggi principianti rendono meglio la prima volta. Farò del mio peggio. Sarò invisibile. Severissimo. Sono emozionatissimo perché dopo il film, dopo il video Marmellata e Nutella, mi hanno detto tutti, devi fare un altro video, io c'avevo paurissimo, ho detto no, non so che cosa fare. E poi diciamo, abbiamo usato questa cosa qua dicendo, ah vabbè, allora se vengo a Torino, porto un nuovo video, cosa così, e quindi l'abbiamo fatto. Però la prima cosa che voglio chiedere è com'è andata, perché sono spaventatissimo, non so neanche se metto online, perché di mio anche Marmellata e Nutella mi sono detto no, forse non bisogna avere. No, scusa. Non lo so, mi faccio un sacco di tip. Sono anche single, quindi mi faccio un sacco di tip, ovviamente. Come dico sempre, io non sono un militante, ma vorrei diventarlo, e ci tengo a dire questa cosa perché penso che ci siano persone che invece hanno militato per tantissimo tempo, posso dirlo, e loro meritano. Perché guardi fatto? Mi sembrava il più giovane sul palco, scusami, così. Mi è venuto spontaneo. Sì,
Io sono come la Fiat, bravo e brava, potete usare cosa preferisci? Il bravo o la brava? Brava, brava. Brava perché ricorda una canzone di mia. Questo è un periodo molto molto particolare perché c'è una ci sono tantissime bellissime iniziative, cioè quelle di cercare di parlare di bullismo omofobo e transfobo nelle scuole, che è un tema che mi è molto caro, e ci sono delle persone che non vogliono che si parli di queste cose a scuola. È stato il consiglio d'istituto che mi ha invitata, però una lettera di circa 50 genitori tra 700 che hanno protestato ha fatto in modo che all'inizio fosse stato annullato a questa mia presenza. Io sono andata semplicemente a raccontare quello che mi è successo da piccola quando andavo a scuola, perché il problema non è tanto quando ce ne cominciamo ad accorgere noi a scuola, e quando se ne cominciano ad accorgere gli altri. Il bullismo uccide, perché o uccide la tua voglia di andare a scuola, o uccide la tua fiducia nelle istituzioni, o ti uccide davvero, istigandoti al suicidio. Se hai passeggiato tu, questo in testa, poi ce lo riporti. Non sapete, se mi vengono i tricipiti e mi scambiano nel maschio, guarda.